celebriamo davanti alla cattedrale nella quale Lorenzo Chiarinelli venne prima ordinato diacono, poi presbitero e quindi vescovo. Ma questa scelta non è solo legata alle norme anti-Covid, è anche in fondo l'espressione della visione che Monsignor Chiarinelli aveva della Chiesa tutt'uno con la piazza, e perciò questa nostra situazione logistica dice già da subito qualcosa del profilo del nostro Vescovo Lorenzo, che ha vissuto qui in città e poi ha servito successivamente la Chiesa di Sora, Aquino, Pontecorvo, quella di Aversa e finalmente quella di Viterbo. Ora ci disponiamo, come faceva lui ogni giorno al mattino, quando ancora non albeggiava, e ci mettiamo in ascolto della parola, che è l'unica in grado di alimentare la speranza di non morire. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Così abbiamo cantato poco fa tra la pagina del Primo Testamento e quella evangelica di Giovanni. Se c'è un'immagine che restituisce al vivo il Vescovo Lorenzo, questa è senz'altro quella del pastore, a condizione che di essa sappiamo cogliere la genuina risonanza biblica e non i ricorrenti fraintendimenti storici. Lorenzo è stato in effetti pastore, perché la sua autentica passione, l'unica vera passione della sua vita è stata la Chiesa, vista ed interpretata con le parole che abbiamo ascoltato per bocca del profeta Geremia: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Il resto per Lorenzo non era un'elite e tantomeno un residuo, ma un popolo da riunire. Di qui un atteggiamento propositivo e mai rinunciatario. In lui non c'era spazio né per la nostalgia né per l'utopia, ma soltanto per il dialogo, che era aiutato da una fisicità simpatica e rassicurante. Quando già sul finire degli anni 70 non c'era più neanche un prete per chiacchierare, Don Lorenzo era qui a Rieti un riferimento affidabile per tanti ragazzi. E chiacchierare per lui significava farsi carico del trapasso di una società, raccogliendo le domande senza disperderne le autentiche pulsioni. Questa postura, fatta di comprensione e non di giudizio, di vicinanza e non di semplice presenza, è stato il suo stile e anche il suo contributo alla causa dell'evangelizzazione. Lorenzo è stato un pastore e un pastore buono. Tutto il contrario del mercenario, cioè del funzionario che non si identifica con quello che fa. E la prova della sua perfetta integrazione era l'equilibrio che promanava dalla sua persona. Si vedeva che era appagato affettivamente e concentrato in quello che faceva. Non era distratto ed emanava un senso di serenità e di pienezza
che lasciava intuire qualcosa delle sue convinzioni più profonde. Il pastore, infatti, è buono non di suo, ma quando sa di altro. In questo senso, il vescovo Lorenzo è stato un uomo di Dio, una sorta di monaco anonimo alla continua ricerca di Dio. Ne sono certo che avrebbe volentieri sottoscritto quanto Karl Rahner scriveva a proposito del pastore, visto che questo testo proprio lui me lo ha fatto conoscere. Sarà il pastore, scriveva Rahner sulla fine degli anni Sessanta, un uomo capace di ascoltare, un uomo per cui ogni singolo uomo è importante, anche se non conta nulla in campo sociale o in campo politico. Sarà un uomo al quale ci si può confidare, che esercita o cerca di esercitare, come meglio può, un mestiere da pazzo, quello di portare non solo i propri pesi, ma anche quelli degli altri. Un uomo che, pur avendo tutte le possibilità, non partecipa alla caccia nevrotica e disperata al denaro, al piacere e a tutti gli analgesici contro la tragica delusione dell'esistenza. Dimostrerà invece con la sua vita che la libera rinuncia nell'amore del crocifisso non solo è possibile, ma è anche capace di liberare. Per questo diciamo grazie al vescovo Lorenzo. Addio, carissimo vescovo Lorenzo.